Ciao brava gente, oggi sono qui e volevo presentarvi una fila coltelli che ho disegnato io. Allora, fatto di qualche pezzo, in sostanza funziona così. Qui lo si può mettere da una parte o dall'altra a seconda di quanto è larga la lama. È fatto in questo modo qua, quindi lame strette qui, lame meno strette dall'altra parte. Può fare 20, 25, 30 gradi a seconda di quanto si alza questo. I gradi sono contati da questo spigolo, quindi se la lama eccede un po' saranno un pelo di meno, però. Quindi 20, 25, 30 gradi. Ok? Dopo vediamo come funziona la regolazione. Qua viene fissata una pietra, che può essere sia la classica pietra a forma di parallelepipedo che qualcosa tipo ad esempio questa, che è la versione moderna delle pietre che si usavano per le falci da erba. Allora, incastonato qua c'è un dado, spero che si possa vedere, è le prime volte che uso due telecamere. Quindi prendo questo, che è un normalissimo preso in ferramenta. Poi c'è questo tappino che serve per non rovinare la pietra e io lo metto qua. Ha già un po' di interferenza di suo, quindi dopo vado a prendere la mia pietra e senza il timore di rovinarla, perché c'è il piattino, come dicevo, la vado a bloccare. Qua non serve chissà che stretta, perché poi andate a spaccare tutto. In ogni caso dopo vi do un paio di dritte per la stampa. Il funzionamento è questo qua, io lo infilo qui e poi molo il coltello alla gradazione che voglio. Bene, adesso stacco un attimino perché da bravo pollo ho dimenticato le cose che servivano per farvi vedere, tipo un coltello e qualcosina per regolare. Bene, sono tornato adesso, ho recuperato quello che serviva. Allora, perché questa altezza? In fin dei conti io, se mi metto sul bordo, avrei potuto farlo più basso. Giriamo un po' questa qui. Questa altezza qua serve perché io sono un estimatore dei Victorinox e voglio poter molare coltelli così spessi come manico, quindi da una parte e dall'altra, ok? Allora, proviamolo. Non su questo qui perché questo è affilato, però ho recuperato un Opinel vecchio. Gli ho già dato un colpetto ma ancora non taglia, quindi quello va bene per provare. Allora, qui c'è questo specie di portaspinottino, perché l'altezza come faccio a regolarlo? Tutto giù a pacchetto, siamo a 20 gradi. Dopodiché ci sono due fori qua, non so se è apprezzabile il vederlo, e io infilando questo pezzo qui, se vado a bloccare sul primo foro, faccio 25 gradi. Se vado a bloccare sul secondo foro, ecco, devo ancora un po' prendere la mano, ora faccio 30 gradi. Come scegliere i gradi? Allora, sui coltelli da cucina i gradi sono di meno, su quelli da outdoor o comunque da lavori faticosi sono di più. Quindi 15-20 gradi è l'angolazione dei coltelli da cucina, 30-35 gradi è l'angolazione dei coltelli, quelli usati per lavori pesanti. Io ho fatto una cosa che andasse bene un po' per tutto, diciamo, quindi c'è un 20 gradi che è l'angolo estremo di quelli da cucina, c'è un 30 gradi che è l'angolo all'ingresso della finestra di affilatura di quelli dei coltelli da outdoor, e poi c'è il 25. Il 25 è quello che piace a me, perché io non è che voglio andare in giro con 60 coltelli e prendere quello che mi serve in funzione di cosa devo fare. Io lo affilo, ho il mio coltello che lo affilo a 25 gradi e va bene per tutto. Sui lavori pesanti durerà un po' di meno l'affilatura e taglierà tantissimo, in cucina taglierà leggermente meno volentieri di quelli più affilati, dei più rinomati chef, però sarà comunque usabile. Quindi come andare ad usare questo? Qua c'è anche una pietra di quelle double face, quindi con due gradazioni. Adesso questa non è dato a sapere le gradazioni. Tutte queste due pietre qua vanno messe in acqua prima di essere usate,
però per quello magari facciamo un video a parte dove affiliamo veramente questo coltello e non vediamo come funziona l'affila coltelli. Però in generale cosa fai? Devi partire con la grana grossa e poi man mano vai avanti con la grana più piccola. Siccome questo è un coltello sgarruppato che non viene affilato dal 1840 e niente, ci devo dare un po' pesante, quindi partirò con una grana più grossa, la blocco leggermente, mi raccomando, poi dopo vi do i consigli per la stampa. Dopodiché poggio il coltello, lo tengo fermo e comincio con la filatura. Adesso questo lato qua secondo me è stretto, lo giro dall'altra parte, questo va meglio. Bene, ricomincio. La cosa importante è che questo sistema qua mi dà sia la libertà di movimento da poter seguire tutto il filo del coltello, sia la ripetibilità nell'angolo, perché se io comincio con un angolo e poi dopo 3-4 colpi, perché vado in deriva, perché le cose sono fatte manualmente, l'angolo cambia un po', innanzitutto affilo in modo meno efficiente. Adesso di sinistro devo ancora farmi un po' la mano. Dicevo, cambiando l'angolo, innanzitutto la mia filatura non è efficiente. E poi, anche nel cambio di pietra, io rischio che vado a filare tallonando e non facendo il filo, cosa che se hai un po' di esperienza non è vero, non succede, perché lo senti se stai affilando, però comunque rischio di non essere preciso, di metterci molto di più. Invece in questo modo qua, io sono liberissimo di ribaltare il coltello, cambiare la pietra e io avrò sempre lo stesso angolo da filatura. Come dicevo, adesso queste pietre andrebbero bagnate, quindi do 2-3 colpetti giusto perché è la prima volta anche per me che lo provo. Però mi sembra niente male. Magari poi me ne invento uno che non devi cambiare la mano, perché trovo che affilando di destra il movimento mi è più naturale. Comunque, per adesso questo va già più che bene. Dopodiché hai finito con questa pietra, prendi l'altra, è uguale, questo è leggerissimo, non c'è bisogno di stringerlo chissà che. Non è che deve tenere sulla pietra, deve tenere su se stesso, perché la pietra ce l'hai in mano tu. Quindi una volta fatti quei passaggi, prendo di nuovo il mio coltello, vengo qua, infilo così me la tiene guidato, e vado con lo stesso angolo, io me ne accorgo a livello di sensazione perché la sento che morde la pietra. Morde il giusto, quindi non troppo e non poco, sto lavorando sul filo, però non sto sbagliando angolo, quindi tutte le mie passate sono efficaci. Ragazzi, che bello, finalmente avrò dei coltelli affilati come si deve. Allora, vabbè, comunque il suo l'ho già fatto, eh? Adesso non ho un pezzo di carta per provarlo, giustamente, però vi assicuro che questi pochi colpi sono bastati. È già molto ben affilato. Va bene, comunque andiamo oltre. Consigli per la stampa. Allora, questo ricordo c'ha il suo posticino qua. Consigli per la stampa, quelli che voglio darvi, poi per il resto ognuno ha le sue malizie, però questo pezzo qui secondo me è meglio stamparlo così, in modo che i piani sono disposti in questo modo, quindi nella direzione in cui sforza non è la stessa in cui potrebbe delaminare. E questo già è una cosa grande, ovviamente qua ci andranno i supporti, però consiglierei vivamente di stamparlo così. Quest'altro pezzo invece potete stamparlo un po' come volete, potreste anche metterlo così e farlo vuoto. Io quello che dico è semplicemente che servono i supporti in qualsiasi modo che lo giri, però io uso cura, non so voi. In cura c'è la possibilità di abilitare i supporti solo quelli che vanno a toccare il piano di stampa, ma non ad esempio dove c'è un buco, quindi se io lo stampassi così avrei supporti che toccano qua ma non qua all'interno, per capirci. Questo è importante perché ti lascia questo foro molto ben pulito, che è quello dove vai a mettere
rivetto, chiodo, quello che è, questo è un foro di diametro 3. Va bene? Brava gente. Quindi questi sono i consigli per la stampa. Adesso vi faccio salutare da Medita e ci vediamo al prossimo video. Medita, vieni qua. Ciao. Bella, bella la mia papà.